amici di Addicted to Games, io sono Michele, insieme a Stefania. Saluta. Ciao. Oggi, come promesso, unboxing in anteprima italiano del PlayStation VR. Cos'è il PlayStation VR? È il visore di realtà virtuale di Sony, il primo vero visore commerciale. Ci sono anche la HTC Vive e l'Oculus Rift, però sono un po' più di nicchia. Vediamo cosa c'è qua dentro, ragazzi. Allora, costa 400 euro, pochi, perché se la piazza. Per usarlo dovete avere anche la videocamera della Sony, quella da 50 euro che si attacca alla PlayStation, perché non è inclusa qua dentro. In questa confezione abbiamo anche 8 demo disponibili, quindi fate un'idea un po' di cosa è possibile fare con il PlayStation VR, a parte guardare i videopoli. Allora, non era necessario. Tu stai zitto. Apriamo, si apre, oddio, a scrigno. Oddio. Manda. Opla! Aspetta. Forse è meglio se... un attimo. Togli la testa. Bravo, togli la testa. Butta la terra. E piano. Allora, aspetta. Il box. Qui dentro vi dico già che c'è il visore, cavetti vari, auricolari, un'unità esterna per collegarlo alla PlayStation. Ovviamente funziona solo se collegato alla PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro che esce a novembre. Il visore sarà disponibile da domani, 13 ottobre. Ecco come si apre. Abbiamo qua sopra il mega manualone con pagine enormi. Tutte le lingue, ovviamente. Sì. Vabbè, intanto questo lo spostiamo. Abbiamo qui il primo box. Vediamo cosa c'è qua dentro. Aspetta, andiamo a vedere questo. C'è solo un cavo. Il cavo d'alimentazione. Vi farò vedere anche una guida su come collegarlo alla PlayStation, ragazzi, ovviamente. Qui è un po' complicato. Prendiamo questo qua, no? Prendiamo prima questo. Qui c'è l'unità di lavorazione esterna. Vedi la gente. Eh sì, se devo capire come si apre. Brava Stefania, brava! Meno male che c'è Stefania. Eccola qui, ragazzi, vediamo bene. Abbiamo cavetti, ovviamente sono numerati, poi sulla guida c'è scritto come installare. Alimentatore esterno, auricolari semplicissimi, e questo secondo me la mini PlayStation è l'unità di elaborazione esterna che va collegata ovviamente alla PlayStation. Eccola qui, serve a codificare l'audio a tutti gli attacchi. Mi raccomando, come lo collegate, va bene. Tutto questo lo togliamo avanti. Abbiamo un panno per pulirlo, pulire le lenti. Questa è la demo. Questo è il disco delle 8 demo. Garanzia. Manuali vari. Altra carta. E qui ora abbiamo un attimo. Ci vediamo spiegando quella che fa danno. Ti piacerebbe, eh? Sai quando c'è Yoda che alza il swing. Abbiamo il cavo HDMI e un altro cavo non ben decifrato. E qui abbiamo ta-ta-ta. Ho detto che ci voleva la musica. Chi è che mette tutto a posto poi? Tu. Il visore, ragazzi, eccolo qua. Prova. Beh, stanno qua tutti, vedi, le plastiche. Guardatelo. Dietro abbiamo il tasto per allargarlo. In caso tu ce l'hai, siccome c'è la testa in anche qua sotto. Fai vedere davanti, fai vedere solo il di dietro. Bene, c'è anche il cavo qui sotto con i comandi e la possibilità di collegare gli auricolari o comunque delle cuffie buone. Finito, non c'è più niente. Bene, quindi questo è l'unboxing del PlayStation VR, non c'è altro da fare che provarlo insieme.
Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco con una prova del PlayStation VR. Like, commento e condividete ai vostri amici. Ciao ragazzi!